Martedì 23 ottobre, bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è martedì e come tutti i martedì parliamo di periferia. Oggi è Focus Periferia, lo facciamo in compagnia del nostro ospite Walter Cherubini. Buongiorno Walter, bentornato. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Walter, siamo alla 56esima puntata. 56esima puntata oggi, abbiamo invitato una non new entry, ma sono già alcune volte che è intervenuto ai nostri incontri, due se non ricordo male, Romano Ranaldi, che è presidente dell'Associazione Giovani e Famiglia, che in quel di Baggio gestisce uno tra i più grandi, diciamo così, dopo scuola. Buongiorno, buongiorno Romano Ranaldi, benvenuto, buongiorno, bentornato, voi. Sono contento di vederla qui con noi ancora, perché ci porta sempre delle belle storie da quel di Baggio, appunto come dice di Baggio, Walter. Sì. So che insomma, allora, appunto, con l'associazione Giovani e Famiglia, diciamo con cui voi fate principalmente un dopo scuola, avete, però in realtà so che fate tante altre cose, sì. Anzi, ultimamente ci avete preso gusto e fate tante altre cose. Facciamo un nuovo progetto, che è il progetto Everest, che oltre a avere la convenzione col Comune di Milano, collabora con la parrocchia e con la Caritas. Insieme alla Fondazione Vismara, che ci ha dato un contributo quest'anno, abbiamo messo a punto questo progetto Everest. Progetto Everest che fa l'accompagnamento scolastico, i ragazzi fino alla prima e alla seconda superiore, perché con i fondi possiamo aiutarli un po' di più, e fino al sabato mattina come al solito, e due giorni alla settimana offriamo il pranzo pizza a 10 ragazzi al mercoledì e 10 al venerdì. Abbiamo attivato i laboratori di animazione sportiva con la parrocchia Sant'Anselmo da Baggio, un laboratorio di art attack con cose di cartone, laboratorio così, poi abbiamo fatto un laboratorio di danza e un laboratorio di teatro tenuto dalla parrocchia. Questo progetto contiene tre cose: la configurazione del progetto, il progetto diventare fuori classe, scuola TV. Ma mi chiedo dalla regia di non toccare il microfono, perché si sente tutto il che toccaci il microfono. Si sente? Quindi, scusami, ma non senti nessuno. Ti chiedo perdono. Ma è una... Puoi toccare Walter se vuoi. So che non è la stessa cosa. No, ma allora non tocco nessuno. Stai adesso contiguo. Ecco. Dicevamo appunto, ci raccontavi delle bellissime esperienze che stavi contando. Il progetto Everest contiene il progetto diventare fuori classe, il progetto Ti voglio... TVB, che sembrerebbe Ti voglio bene, ma sarebbe territorio, volontari e bambini. E poi i laboratori del doposcuola, che sono quelli che stiamo facendo. All'interno del progetto TVB c'è Natale senza compiti, estate senza compiti, l'accompagnamento della terza media, e con Caritas abbiamo attivato un percorso per volontari, di tre incontri, di cui ho portato l'immagine, il percorso formativo per operatori del doposcuola. Uno è i ragazzi del doposcuola, che condotto da un pedagogista, il quale ci dice questi ragazzi come si formano, cosa imparano. È un incontro laboratorio dove ognuno di noi dice l'esperienza che ha avuto con qualche ragazzo per confrontarci nella relazione. Poi l'altra è apprendere in relazione, che tiene conto della situazione, della condizione sociale delle famiglie e delle altre. E l'altro incontro è relazioni difficili, che cerca di aiutare i volontari ad affrontare i ragazzi che hanno... Romano, secondo te, chi può venire a fare volontario? Allora, il volontario lo può fare, io dico, se ha un minimo di istruzione lo possono fare un po' tutti. L'invito potrebbe essere preferibilmente se ci sono dei giovani, universitari, della scuola superiore, eccetera, che ne abbiamo. Noi abbiamo 6 o 7 ragazzi che sono... o universitari o laureandi, abbiamo 15 volontari, che ci sono alcuni maestri e diciamo persone adulte che sono lì da anni. In effetti il contenuto globale degli educatori è intorno al 22, va dal 20 al 22, perché qualcuno è saltuario. So che questo è tantissimi incontri, che iniziative che state mettendo appunto e che farete da qui al prossimo anno. Ce ne sono un paio che mi ricordavi prima, interessanti, ecco, sì. Aperte anche proprio al pubblico, diciamo. Sì, ci sono 3 incontri aperti al pubblico che saranno nel
diciamo, nel periodo che va da gennaio a giugno, che sono aperti al pubblico e hanno tre incontri che sono responsabilità educativa, che è un invito alle famiglie, a tutte le persone che possono partecipare, che sono operatori delle scuole o anche. Poi c'è conflitti, gestire i conflitti con i ragazzi, in famiglia, con tutte le conseguenze che ci sono. E poi c'è il terzo incontro, che è internet e social network, i cyber rischi che ci sono per questi ragazzi che vanno su. Questo è interessante, vogliamo mandare un messaggio importante. Poi, su suggerimento di una dottoressa della Fondazione Carlo Erba, sì, probabilmente, se ci metteremo in accordo, si farà un incontro sui problemi delle trasmissioni delle malattie sessuali, che per i ragazzi è importantissimo, perché questa dottoressa diceva che sono in continuo aumento ed è disponibile a fare un incontro con questi ragazzi, e poi vedremo se da questo. E credo che sia necessario, perché se ne parla poco, ma le malattie corrono, non ti guardano in faccia. Ecco, tutto questo, ricordiamo, è fatto appunto da volontari, da un'associazione di volontari, che però ogni tanto poi ci sono dei professionisti che vengono appunto a formare ancora meglio questi volontari. Una storia che, Walter, ritroviamo in tante altre zone di Milano, soprattutto appunto nelle periferie che tu studi e osservi. Possiamo aprire questa puntata anche dando una buona notizia, però, perché la Fondazione Perini, che ospite della nostra settimana scorsa, dove si paventava una possibile sfratto, comunque non si sapeva bene che fine avrebbe fatto la sede, la cessata locazione è un po' la più giusta e più corretta, invece diciamo che ha trovato, grazie al Municipio 8, una soluzione e rimane lì dove sta. Ma direi anche grazie al Consiglio Comunale, perché ci sono stati una serie di interventi in Consiglio Comunale che hanno evidenziato il problema che è della Fondazione Carlo Perini, più nota come Circolo Culturale Perini a Quartogiaro, dove appunto aveva in scadenza il contratto di locazione che ha in un immobile comunale, in una parte di un immobile comunale in via Aldini. E quindi, stando a quelle che sono le attuali regole, chi ha in locazione, in convenzione, dei locali con il Comune di Milano, alla fine di questa convenzione o locazione deve lasciarli liberi, perché dovrebbero essere messi a bando per incassare più soldi. Questo è il concetto di fondo. Un concetto di fondo che però è in contraddizione con l'esigenza e anche tutta l'iniziativa e la logica che viene attuata di aiutare chi opera nelle periferie, consolidarlo in maniera tale che possa essere parte di un tessuto sociale piuttosto forte, un tessuto sociale forte che non può essere legato alla precarietà. Questo è il punto di fondo. Allora, oggi noi abbiamo salvato il Perini, ma il tema è esattamente quello invece di salvare le periferie. Come facciamo in questo caso a salvare le periferie? Esattamente introducendo delle regole che prevedono il rinnovo di contratti e convenzioni, perché normalmente questi contratti e convenzioni sono stipulati con delle realtà associative, almeno chi fa iniziativa sociale, non stiamo parlando di iniziative commerciali che sono di tutt'altra natura, ma stiamo parlando appunto di iniziative culturali, sociali, che presidiano e aiutano il territorio a crescere. Ecco, se c'è una cosa che funziona, è inutile dirgli vai via e poi vedremo se ritornerai, se avrai più soldi da darmi. Ma se c'è una cosa che funziona, siccome vengono spesi anche dei soldi per promuovere iniziative nuove e quant'altro, è opportuno lasciarla. Io non sguarnisco il campo da qualcosa che va. Ecco, allora c'è esattamente la regolamentazione comunale che deve essere aggiornata in tal senso, perché sono
centinaia le realtà sociali che hanno un rapporto con il Comune di Milano, che a questo punto, invece di favorirle, no, e di consolidarle, come è negli indirizzi politici, eccetera, le rende precarie e instabili. Anche qui abbiamo avuto più esempi, sia di livello comunale sia di livello della città metropolitana, che insiste sul territorio milanese, e quindi sono molti che si trovano in questa condizione. È chiaro che non si trova in questa condizione tutti insieme e tutti i giorni, ma a scadenza, e quindi situazioni singole. La situazione... Tutti i giorni fosse, sa che ogni giorno fosse la scadenza, c'è. Ogni giorno ce n'è una probabilmente, ma siccome è uno... Ma voi siete, come siete messi, ad esempio? Siamo messi... Voi avete la vostra sede? Noi abbiamo avuto la sede in convenzione con il Comune di Milano. La convenzione è scaduta da qualche anno, loro devono, per ragioni amministrative, rifare il bando, e il bando stenta ad uscire per ragioni che io non conosco, ed effettivamente viviamo una certa precarietà con dei rinnovi periodici che ci permettono di continuare il lavoro in attesa del compimento di questa operazione. Il problema nostro è che stiamo facendo un lavoro importante, che è riconosciuto sicuramente anche dall'assessore Maiorino, che ci ha cercato di favorirci, però viviamo una precarietà in attesa di, e ci danno sempre una proroga in attesa che esca sta cosa, che probabilmente devono discutere, non lo so, sono problemi che io non conosco. Come sempre, poi, per fortuna, però vivere la precarietà credo che sia una cosa molto difficile, perché io dico, va bene, scade a dicembre. Io a dicembre vedo la scadenza della proroga. C'è la proroga a scadenza, però loro non è che ti dicono ti mando via. Se non è uscito il bando ti fanno un'altra proroga. Però vivere una precarietà, anche con l'incognita che dice esce il bando, come lo faranno, cosa succederà, come... Io ho 150 famiglie, ho l'80% di ragazzi, ho una comunità di quartiere dove servizi sociali, uompia, scuole e quant'altro, siamo referenti. Pertanto, in questo caso, un assessore che riconosce il vostro valore, e quindi vi aiuta. Bisognerebbe capire quando è che si potrebbe smettere di avere l'aiuto dell'assessore, ma invece proprio che sia qualcosa che sia... L'assessore condivide questo progetto, non solo il nostro, credo, perché lui è in questo caso, però probabilmente, non lo so, in campo amministrativo o in giunta, quali problemi avranno, non lo so, non voglio neanche entrare nel merito, no? Però il discorso è che dovremmo cessare di vivere una precarietà nel momento in cui tu riconosci l'utilità sociale di questo servizio. Perché intendiamoci bene, qui per fare integrazione, per fare inclusione sociale, per creare una società multiculturale, i bambini devono ricevere un'istruzione, ricevere una certa educazione, essere integrati, e noi lo facciamo questo perché è risaputo, e nello stesso tempo devono avere un senso di appartenenza. Allora noi siamo in grado di costruire una società multiculturale che sa vivere insieme senza avere quei fenomeni di ribellione che tanto abbiamo visto in altri paesi che non sono riusciti a farlo. Noi siamo all'alba di un'operazione di questo tipo, e credo che se il nostro paese è intelligente dovrà applicare tutte le forze economiche e sociali, soprattutto quelle delle associazioni di volontariato, che con una mano, con poche lire, con una mano prendono molto, e cercare di aiutarci in questo lungo percorso di trasmissione della cultura, dell'istruzione, perché ragazzi deculturizzati in mezzo a una strada senza una professione, le dico una cosa, dicono siamo laureati ma tanto è un minga di laureare. Un momento, io sono entrato in un bar una volta e ho letto una bella scritta che c'era scritto: il denaro non fa la felicità, è vero, ma sotto c'era scritto figurati la miseria. Per cui voglio dire, cerchiamo di dare il massimo di cultura, di istruzione a questi ragazzi, perché sono il futuro di questa società multiculturale, come dicevo, che è molto importante. E noi non ci interessiamo solo dei compitini della scuola, ci interessiamo delle famiglie, vediamo le relazioni sociali, parliamo, perché è complesso il ragazzo che viene, che vive situazioni diverse sul territorio. Quanti ragazzi parliamo in circa adesso? 150.
150 ragazze in un quartiere importante. Un quartiere, un sono una se vediamo sono una piccola scuola. Le scuole ci chiamano, i maestri ci chiamano, posso mandare, ma io ne ho 7, 8, 10 in attesa, perché non posso né gonfiare i muri né gonfiare i volontari. Se voi mi aiutate a trovare qualche volontario, ogni volontario sono 2-3 bambini che io c'è posso anche, e anche qualche c'è muro anche tanto per rimanere in tema. C'è anche infatti, no? No, perché se questo non ci sono i muri è difficile anche ospitarli. Questo è per dirle l'importanza di un lavoro. Ecco, ma l'importanza di un lavoro riconosciuto deve essere riconosciuto poi anche dal punto di vista di quella che è la normativa, perché se la normativa rimane sempre precaria, il lavoro è riconosciuto, mi si lasci passare un po' il termine esagerando, a parole ma non nei fatti, no? O meglio, non nei fatti ma nelle regole. Allora, se esiste un problema dell'amministrazione comunale, quello di utilizzare al meglio i beni immobili di propria proprietà, che poi sono i nostri alla fine della fiera, no? Di cui un numero sterminato, veramente molte migliaia sono inutilizzati e altre migliaia sono occupati abusivamente, proprio se teniamo conto del patrimonio edilizio residenziale pubblico, gestito da ALER e Metropolitana Milanese. Veramente sono numeri molto importanti quelli delle occupazioni abusive e anche dello sfitto, perché a fronte di quasi 70.000 sì, prego. Colpisce questo dato, nel senso, di cui liberi, vedo lì in questa tabella un 7.500 immobili, di cui invece occupati abusivamente 4.723, e spesso vedete riposti da sempre la colpa agli abusivi, come se fossero il grande unico male di questa storia, quando invece insomma quei 7.500 liberi, quei 2.057 fuori soglia, che 650 fuori soglia non affittati, così sono un altro, non lo chiamerei scandalo ma quasi, nel senso che comunque sono in mano all'ALER, a MEM o chi per esso, e sono ancora lì liberi. Ma c'è un tema che vorrei sollevare, che è questo. Fammi una notizia, ma se non so. Sulle regole. Per esempio l'ALER è un ente economico, l'ente economico deve rispondere nella sua gestione alla Corte dei Conti e come gestisce le cose. Bene, se io ho un contratto di locazione in essere con un commerciante che magari ha qualche problema, non gli posso ricontrattare l'affitto più basso di quelli che sono determinati livelli. Il risultato è che, come più volte è accaduto, che il commerciante passa a locali privati per tenere la medesima attività. Capita proprio che vada da una parte all'altra della strada, anche in questi giorni, cioè lo si vede normalmente. Che cos'è che accade? È che prima l'ALER o l'ente economico di turno percepiva un certo tipo di locazione. Tanto poco qualcosa percepiva. Percepiva qualcosa, anche l'immobile veniva curato, perché in uno stato di abbandono l'immobile deperisce, non c'è niente da fare. Se questo immobile rimane vuoto, o peggio, come ci sono alcuni casi e non insignificanti, per questo locale che rimane vuoto bisogna pagare anche le spese di gestione, la Corte dei Conti non interviene. Quindi, se io lascio libero un locale, nessuno mi dice niente. C'è surreale come cosa. Perché in realtà è questo che facendo un danno all'ALER. Allora, è surreale, no? Però, o si mette mano alla normativa, altrimenti il surrealismo continuerà ad andare avanti, perché non cambia la regola. Questo è il tema delle... anche di guarda che tu, se tu sappia, non ci sono stati, ad esempio, avvocati che hanno preso il pugnato... cose per dire guardate che il danno è più questo rispetto a quell'altro, al momento non c'è, quindi niente, non c'è una normativa che... No, esiste una normativa che dice se vuoi dare in locazione, avere in locazione un certo tipo di immobile, tu vai, stai a determinate caratteristiche, punto. Ma se quell'immobile lì rimane vuoto, nessuno ne risponde. La Corte dei Conti non chiede niente a nessuno. Non c'è una... No, evidenzia. Le conseguenze di un abbandono da parte di un locatario, allora, non vengono calcolate. Allora, è chiaro che... all'interno di queste disfunzioni normative si creano poi dei vuoti significativi.
premesso che occupazione abusive, occupazioni abusivi vengono anche occupati degli appartamenti che sono abitati, perché la cronaca è piena di queste occasioni, uno va via per le vacanze, si ammala, siccome anche la popolazione delle case popolari, come in generale però, è anziana al 35%, e quindi è una popolazione importante, sono decine di migliaia di persone e anche altrettanti appartamenti. C'è questo sistema che ormai si radica, ma oltre a un'iniziativa di tutela del territorio sul carattere del presidio totale anche delle forze dell'ordine, come più volte ormai richiamato da tutti nella sostanza, ma se noi non capiamo il modo di gestire, se non cambiamo questo modo di gestire, noi ci ritroveremo a cercare delle soluzioni utilizzando le regole che hanno causato i problemi. Questo è il punto. È chiaro che cambiare le regole, mettere mano all'aratro, è faticoso e i risultati non sono lì dopo due giorni. Bisogna rivedere tutto il sistema, ma se non si cambia proprio questa logica, non ne usciamo. Per tornare a Comune di Milano e Città Metropolitana di Milano e quindi chi ha stipulato e ha in essere contratti e convenzioni, rispetto a questa necessità di utilizzarli al meglio, sicuramente se noi abbiamo come focus centrale e come priorità, come attenzione, le periferie, noi dobbiamo prevedere una normativa che all'incirca potrebbe essere di questo genere, e cioè chi opera nelle periferie, le realtà sociali e culturali che operano nelle periferie e hanno una convenzione o un contratto con il Comune di Milano, quando arrivano a scadenza, se adempiono alle iniziative, perché è chiaro che se lo tengono vuoto non fanno niente, un altro tipo di discorso, ma se adempiono alle iniziative, come nel caso diciamo concreto di oggi o del Perini la scorsa settimana, c'è un rinnovo automatico. Questo crea stabilità e anche incentiva chi opera e fa soprattutto il volontariato. Certamente. Questo bisogna cambiare delle piccole regole, no? Prevedendo anche dei focus mirati particolari. Le periferie, qual è il territorio? Il territorio periferico, per esempio, l'ha individuato l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate ha diviso la città in vari spicchi. Ecco, ci sono quattro spicchi che sono sostanzialmente oltre la cerchia filoviaria della 90-91 che viene definita periferia. Ecco, allora l'amministrazione comunale ha la priorità delle periferie? Sì. Cosa intendiamo per periferie? Intendiamo quella cosa lì che è definita dall'Agenzia delle Entrate, poi si può migliorare, allargare, restringere, però intanto cominciamo a indicare qual è il percorso e la regola, no? Perché altrimenti ci sono tutti quelli che hanno una convenzione con il comune, teatri, tanto per citare anche, cioè c'è una diversificata popolazione che ha convenzione con il comune che è in precarietà. Quando parlavi di luoghi appunto lasciati lì, vuoti, che fanno più danni che altro, ma questo non viene però calcolato dalla Corte dei Conti, so che ci hai fatto anche delle foto di esempio, però proprio che insomma, non stiamo parlando di fantascienza, stiamo parlando ad esempio di due luoghi qua della zona 8, della zona 7, molto vicini a noi ad esempio, giusto? Possiamo vedere che sia la prima foto, questa è Via Zamagna. Allora, sono due esemplificazioni, diciamo un pochettino, che rappresentano il panorama. Fanno capire bene cosa vuol dire. Uno, Via Zamagna, doveva esserci un servizio per i disabili, perché il quartiere Aller San Siro ha una concentrazione significativa, circa 700 persone che sono seguite da un servizio dedicato, che peraltro si trova in zona 8, molto distante. Allora l'ipotesi era, va bene, c'è questo spazio che è l'ex Opera Nazionale Maternità e Infanzia, chiusa ormai da 40 anni. Questo è un pezzo. E quello lì è il frontale, quindi è uno spazio adeguato, non ci sarebbe alcun, è nel posto proprio. E per una serie di combinazioni burocratiche l'ha messo non malissimo, mi ricordo, diciamo, non era neanche conciato così da no, per la norma di 40 anni, è deperito, è chiaro che tutto da ristrutturare, da rivedere, ma c'erano tutte le condizioni proprio per queste questioni di
erario, danno economico da parte dell'ente pubblico e quant'altro, alla fine, con tutte le disponibilità, Comune, Provincia di Milano, ALER, Regione, Sì, ma Policlinico, sì. non se n'è fatto nulla per questioni Una questione di burocratiche, no? presunto danno erariale. Nemmeno di soldi. No, per certi aspetti, perché c'era chi anche era disponibile a metterci il Ma quello che personale mi e chi a viene, quello che mi ristrutturare. fa ancora, che mi lascia ancora più perplesso poi, è che si parla di danno erariale, in questo caso comunque di danno, tra Stato e Stato, cioè tra pubblico e pubblico, tra il comune e l'ASL, tra l'ASL e la provincia, cioè quando in realtà, dire, a quel punto anche se non vi passate i soldi da voi, come dire, sarebbe comunque per noi cittadini un guadagno, e per la società c'è un valore Ecco, comunque. ma è proprio questo il tema, che se noi ragioniamo sempre con vecchie logiche, l'amministrazione pubblica ragiona con vecchie logiche, rispetto al nuovo è cambiato tutto. Cioè, se noi ragioniamo il corpo dei vigili urbani della Milano del 1873, quando era grande 9 km meno, con certi tipi di problema, oggi che Milano è 182 km, noi ragioniamo con la polizia locale ancora con quelle Concordo, logiche, esatto, è chiaro che anche non si fanno molta, non si fa molta strada. Adesso a me. l'esemplificazione è Sì, è vero, sì. banale, no? Ma è chiaro che tutti quanti devono cercare di adeguare a quelle che sono le necessità, non tanto a quello che era la situazione passata, perché noi abbiamo la necessità Vediamo di che la adeguare tara a il fuoco, ragionamento. Cristina, prima di che siamo quasi in chiusura, questa è ancora più interessante, secondo me, Ma perché. l'altro fatto, qui siamo in via Novara, nella zona di Quarto Canino ci Fonte, sono parco di treno a due aree 600 metri dallo commerciali, stadio? Un chilometro sì, forse ma neanche, meno. infatti. Ci sono delle aree commerciali che ormai da oltre un decennio non sono utilizzate, però siccome sono in un condominio misto, ALER, deve pagare le spese condominiali. Le spese condominiali, per ciascuno di questi spazi sono oltre 10.000 euro l'anno, no? In questi anni vuol dire che ha dovuto pagare Vabbè, 100.000 euro l'anno per cosa ci una. fate con 10.000 euro, Romano Ranaldi, eh? Non te lo risolve dico. per un anno i problemi del doposcuola, no? Infatti. Naturalmente. Allora lì vengono versati inutilizzati, quindi abbiamo un danno emergente e un lucro cessante o viceversa. Siccome sono due gli spazi commerciali, no? Vuol dire che in questi 10 anni abbiamo speso noi come collettività oltre 200.000 euro lì per non utilizzare Posso niente. anche chiedermi questo poi, mi chiedo come uno spazio commerciale così grande, in un momento in cui aprono tanti supermercati, anche H24 così, non abbia avuto nessuno che lo volesse prendere di fronte a una, in una zona così popolosa, dove una roba di genere, cioè la gente scende da casa, se avrebbe un supermercato sotto casa. Cioè, viene anche da capire come vengono gestiti questi, cioè, vengono dati a chi? A delle agenzie immobiliari e poi chissà chi, vengono gestiti da degli uffici No, che però ma hanno così tanta roba da fare che non possono fare anche questo, o forse non vengono gestiti da nessuno. magari può essere anche esterno al quartiere, cioè ci sono tutta una serie di relazioni, la situazione commerciale cambia, muta e quant'altro, quindi il tema non è questo, perché appunto è difficile fare gli Ah sì, immobiliaristi, ma invece Milano se tu poi. hai un patrimonio e quindi sei un ente sociale anche, non puoi tenerlo abbandonato un patrimonio e magari pagare anche per tenerlo abbandonato. Allora, ci sono dei meccanismi, questo non è, si seguono le regole, ma le regole non sono adeguate alla situazione né passata né presente né futura. Questo è sostanzialmente il tema. Allora, su questo si deve muovere una riflessione. Ed è la riflessione, per esempio, che faremo stasera a Niguarda, Sì. alla Sala Ghiglione della cooperativa Abitare, dove che cos'è che faremo? Eccolo qua. Metteremo in evidenza una modalità gestionale degli spazi, diciamo così, non abitativi, che viene promossa generalmente dal mondo della cooperazione abitativa. Il mondo della cooperazione abitativa, che ha una storia centennale a Milano, gestisce e dedica gli spazi, appunto quelli non abitativi,
ad ospitare tutta una serie di attività che possono essere il teatro, la biblioteca, il centro culturale, lo spazio per portare agli anziani i pasti, per il sostegno dei disabili, per fare il doposcuola. Cioè si crea un ambiente dove la socialità e le risposte ai bisogni vengono date avvalendosi di tutta una serie di risorse, quindi si mette a fattor comune e si utilizzano le risorse al meglio. Ecco, questo sistema che è già in essere, secondo noi, può diventare un po' formato esportazione ed esattamente investire almeno parte di quel un terzo del patrimonio destinato a commercio piuttosto che artigianato che è inutilizzato. Ci sono circa 900 spazi a Milano di questo genere, solo del patrimonio abitativo pubblico. Quindi la logica è quella di entrare nella vicenda della rigenerazione socio-abitativa, perché se noi lasciamo sempre il vuoto innanzitutto qualcuno poi va a finire che lo occupa, come vediamo, l'abusivismo di varia natura è realmente deleterio per la vita sociale. Questo, i primi che lo evidenziano sono coloro che abitano nei quartieri popolari. In secondo luogo si dà anche lo spazio a chi svolge certe attività di avere dei luoghi dove poterlo fare e quindi si dà una stabilità. Questo, la stabilità è importante, quindi il tema è rigeneriamo socio abitativamente la nostra città negli spazi in particolare che ne hanno bisogno. C'è la possibilità, gli spazi sono veramente tantissimi e quindi operiamo in questo senso, individuando anche esempi da copiare e anche introducendo regole da attuare. Perfetto, allora siamo in chiusura. Romano, io ti chiedo di ricordarci invece come poter dare una mano anche alla vostra iniziativa, se qualcuno vuole fare volontario. So che appunto sta preparando anche un corso, ricordacelo bene. Sì. Ecco, questo corso è un percorso formativo per operatori del doposcuola. Quando inizia? 4, che è iniziato già il 15 di ottobre. Però invito coloro che vogliono, volontari, che vogliono partecipare, il 21 novembre dalle 18 alle 20 a prendere in relazione, è condotto da Alessandro Croci, un pedagogista di Caritas, che viene a fare questo secondo incontro. Dove possiamo trovarvi, Romano? Via Anselmo da Baggio 50/A. Quando li troviamo? Tutti i giorni. Tutti dalle 3 alle 6 e mezza e sabato mattina fino a mezzogiorno siamo lì, dalle 10. Per cui io sono lì anche al mattino, ma siccome non è sicuro, perché non è un orario, devo sistemare, lavorare. Lui mi trova sempre anche al mattino. Però al pomeriggio io ho cambiato casa, mi manca la brandina e poi sono lì. Anche non dirlo che poi dopo diamo sfratto perché dormi dentro, posso lasciare anche un numero di telefono 331 3034 617. Perfetto, risponde Ranaldi Romano. Ecco, questa realtà del doposcuola dell'Associazione Giovane Famiglia è un'evidenza di una realtà che Milano conta circa 180 doposcuola e che dà risposta e anche accompagnamento a circa 10.000 giovani ragazzini della nostra città. È la giusta diapositiva di un... Stiamo parlando di questo, cioè i numeri sono questi. Allora, noi dobbiamo passare dallo storytelling alla documentazione. È interessante raccontare la storia di un doposcuola, però poi noi dobbiamo avere anche come logica amministrativa della città, della nostra comunità, avere anche lo sguardo su quella che è la realtà concreta, perché non sempre tutte le cose vanno bene, magari hanno bisogno qualche volta di essere aiutate. Allora, se c'è un monitoraggio complessivo, si riesce a dare una risposta più adeguata alla città e anche magari a sovvenire chi ha dei momenti di bisogno e di difficoltà, perché questi in un'attività ci possono anche essere. Questa è responsabilità della comunità e di quell'ente che è l'amministrazione comunale, che la comunità si è data per amministrarsi. Però deve amministrarsi appunto tenendo conto di quella che è la realtà attuale e non mutuando delle regole fatte per altri scopi e che poi li si applicano a nuovi scopi. Con queste cose qui il volontariato viene azzerato e mortificato.
E con questa chiusura di Walter Cherubini, consulta per Free Milano, io davvero ti ringrazio tantissimo per essere qui con noi oggi, grazie mille Walter. Grazie a voi. Grazie mille Romano, ci vediamo grazie in a quel di voi. Maggio, sono ci contento. Vediamo Ultima battuta, com'è andata la festa di la Baggio? Festa è andata molto bene, e insomma c'è la stata sagra di Baggio, la sagra di Baggio, è andata molto bene e noi sagra. abbiamo partecipato. Compleanno quest'anno, 500 anni di Baggio, che è una cosa del sì, genere. comunque è venuta molto bene, abbiamo avuto tante persone, tanta gente che è venuta a trovarci, ormai, diciamocelo, e oramai siamo. Ormai Baggio è famoso, avete Gali, quindi ormai. Poi volevo concludere cantante, dicendovi che il secondo percorso di questa educazione per i giocatori, per i genitori, per gli operatori, che vi ho detto prima, che partirà, farà tre incontri da gennaio a maggio, ve li farò avere in modo che voi possiate tornare qua, spero, tornare, torneremo qua tranquillamente a e ne vedremo. Vedremo se fanno l'avo. Va bene, grazie mille Romano, grazie tante, grazie Walter ancora. Grazie di tutto. Grazie a voi. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, come sempre l'appuntamento torna domani alla stessa ora, 12:30, qui in diretta su Milano News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.